gioco da tavolo, al gioco di strada, agli scacchi giganti, a attività laboratoriali e tutto quello che riguarda la sfera, diciamo, ludico-educativa a cui il gioco si può riferire. Quindi insieme a tantissime realtà, sia diciamo afferenti a servizi comunali che invece a servizi privati che si occupano di gioco. Ma noi non ci occupiamo soltanto del gioco, come amministrazione noi crediamo profondamente e fermamente che il gioco sia lo strumento privilegiato per costruire la relazione tra bambini, ma la relazione soprattutto tra bambini e adulti, e grazie a questa relazione, quindi attraverso questo strumento privilegiato che è rappresentato proprio dal gioco, noi possiamo davvero fare prevenzione, quindi rafforzare il legame fra adulti e bambini e prevenire tutto quello che poi potrebbe eventualmente accadere o che comunque accadrà nella vita dei nostri ragazzi. Sabato 26 maggio nella Villa Comunale la terza edizione della Giornata Mondiale del Gioco, con spazi dedicati a bambini e adulti che potranno partecipare ad attività ludiche, laboratori ed eventi per mettersi in gioco. Una manifestazione che rientra nel più ampio progetto del Comune di Napoli, Una città per giocare. Che è un progetto complessivo con iniziative in città, 5-6 iniziative cittadine, nazionali e internazionali, e soprattutto formazione per operatori, insegnanti e interventi di gioco in città con animazioni di strada sul gioco. Per noi il gioco è davvero una cosa fondamentale, uno strumento fondamentale, e dovremo rimparare tutti quanti a giocare, quindi non soltanto i bambini ma forse anche noi adulti, quindi restituendo anche il senso educativo e il grande valore rappresentato dal gioco. Per me giocare significa giocare con mio fratello. A me giocare è fa